Sindaco, lei ieri ha firmato un'ordinanza con la quale si chiudono praticamente i giardini e le aree pubbliche. Lo scopo è quello di evitare il più possibile assembramenti. Sì, ieri ho firmato questa ordinanza e nel spiegare il perché mi preme dire una cosa, fare una riflessione. Questo è un momento molto difficile per chi prende le decisioni, ma anche per chi deve viverle una volta messe in pratica. Mi rendo conto che questa, come dire, che questa ordinanza è una scelta forte da parte del nostro comune, ma di fronte a questo possibile difficile momento era necessario far percepire a tutta la comunità l'importanza di evitare assembramenti o azioni che avrebbero vanificato quanto messo in campo fino ad ora. Quindi abbiamo ritenuto importante, come dire, dare questo segnale, cioè non c'è nessuna intenzione di limitare la libertà personale, ma solo di dare un segno forte di richiamo alla responsabilità da parte di tutti. Quindi abbiamo fatto, attraverso l'azione della Polizia Municipale, nell'ultima settimana, ecco, un controllo del territorio e alcune piazze e alcuni luoghi più, diciamo, critici da un punto di vista di assembramenti sono stati, come si può dire, oggetto di questa osservazione, di questa ordinanza della serie, vietare l'assembramento o, come dire, il fatto di sostare per, come dire, creare condizioni che poi andassero a limitare, come si può dire, a creare situazioni veramente di difficoltà nella diffusione del virus. Quindi questa è un'ordinanza che serve a limitare gli assembramenti proprio per rendere più efficace quanto si è preso fino ad ora come azioni, ecco. Il Comune di Reggiano, sindaco, negli ultimi giorni ha visto una costante crescita nel numero dei contagi. Ad oggi la situazione com'è? Guardi, allora, io credo che la situazione vada monitorata di settimana in settimana. Allora, ad oggi, rispetto al dato di sabato, che è stato quello più alto, 23 casi positivi, non so, forse per i continui richiami, forse perché abbiamo preso delle azioni anche più forti, abbiamo visto una forte diminuzione. Oggi abbiamo 5 casi, ieri 6. E spero che questo possa essere un trend che va come si può dire, a consolidarsi. Questo come si può dire, ci fa ben sperare, anche se bisogna aspettare i prossimi giorni. Ecco. In questo momento c'è bisogno di sentirsi comunità, perché una delle cose fondamentali sono le nostre relazioni, la nostra vita, come si può dire, che deve tornare quanto prima alla normalità. E tornare alla normalità vuol dire avere una scuola che in presenza funziona, una scuola che riprende la sua attività normale. Per far questo c'è bisogno di sentirsi, come dire, tutti responsabili nel fare la nostra parte, la propria parte, diciamo. Quindi dobbiamo sentirci comunità. Reggiano l'ha sempre fatto. Quindi l'appello che faccio è stringiamo i denti in questi giorni affinché veramente si possa tornare a quei livelli che ci permetteranno poi di ritornare a una normalità di relazioni, ecco.